vi presento il titolo della puntata di stasera, che è il bicentenario, il secondo centenario della nascita di Richard Wagner, un musicista che ha operato delle grosse trasformazioni, delle importanti trasformazioni nel mondo musicale e non soltanto per quanto riguarda la grande cultura tedesca dell'Ottocento, ma in generale per la cultura mondiale. Ad aiutarci in questa commemorazione e per capire, o perlomeno per farci venire la curiosità di approfondire alcuni temi relativi a questo grande genio, abbiamo con noi il maestro Salvatore Dell'Atti, qui alla mia sinistra, accanto a me. Salvatore Dell'Atti si è formato diplomandosi in composizione, direzione d'orchestra, strumentazione per banda, musica corale, direzione di coro, didattica della musica, flauto dolce e fagotto. Ha approfondito lo studio delle fonti presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona, dipendente dall'Università di Pavia, oltre al basso continuo presso la Scuola Civica di Cremona, con Walter Kohlneder, ottenendo diplomi di merito. Si è perfezionato poi presso la Scuola di Musica di Fiesole e la prestigiosa Accademia Chigiana di Siena. Per la direzione d'orchestra ha approfondito il repertorio sinfonico e lirico con Nicola Samale, Piero Bellugi e presso il Conservatorium Wien University, oltre a frequentare un master con Roberto Abbado e Eliau Imbal. Le attività di Salvatore Dell'Atti sono attività di polistrumentista, compositore e direttore d'orchestra. È ovvio che non posso elencare analiticamente tutte queste attività, comunque, che fanno del nostro ospite un musicologo, oltre che un musicista, e un maestro di grande pregio e prestigio. Attualmente è anche docente al Conservatorio di Musica di Pesaro. Collabora alla casa editrice Il Mulino, con il Teatro Comunale di Firenze, ha avuto dei rapporti, e con tante altre istituzioni prestigiose in Italia e all'estero. Bene, allora, maestro Dell'Atti, chi è Richard Wagner? Intanto buonasera, buonasera a tutti, al pubblico e a te che mi hai invitato a questa trasmissione. Allora, Wilhelm Richard Wagner nasce a Lipsia il 22 gennaio del 1813. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno unico nella storia della musica. Parlarne solo come compositore risulta riduttivo e non ci permette di comprendere ciò che è stato e rappresenta ancora oggi. In sintesi, la sua attività compositore e librettista dei suoi stessi drammi, direttore d'orchestra, poeta, letterato, filologo, regista teatrale, impresario, scrittore di saggi non solo sulla musica, amateur de femme, viaggiatore e infine architetto. È sua l'idea progettuale del teatro di Bayreuth. Su di lui sono stati versati fiumi di inchiostro, ed è ormai certo che la sterminata bibliografia su Wagner è di poco inferiore a quella su Cristo e su Napoleone. Solo lo studio del Tristan Accord corrisponde alla questione più analizzata e controversa della storia dell'armonia, oltre a rappresentare l'ingresso verso la musica nel Novecento. Considerando che Wagner ha vissuto soltanto 70 anni rispetto a Verdi che vive 88 anni, Wagner infatti muore nel 1833 a Venezia e Verdi a Milano nel 1901, la sua vita risulta densa di avvenimenti sul piano artistico e non. La sua genialità ha pochi paralleli con altri musicisti e proprio per questo ha creato spesso divergenza di opinioni. Il suo pensiero e la capacità poliedrica hanno indotto a ipotizzare perfino una sorta di dilettantismo e di estremismo ai massimi livelli. Del resto Nietzsche scrive sull'adolescenza di Wagner: la sua giovinezza è quella di un dilettante eclettico che pare non approdi a nulla, non lo limitava alcuna disciplina. E quindi
questo ricrea un problema, dice, non lo limitava alcuna disciplina artistica, sia ereditaria o familiare. La pittura, la poesia, l'arte drammatica, la musica non lo interessavano non più della preparazione di una carriera erudita. A chi guardasse superficialmente, egli poteva sembrare destinato al dilettantismo. Cercheremo di presentare comunque la personalità di Wagner sotto vari aspetti. Egli ha lasciato un'autobiografia, La mia vita, pubblicata in italiano solo nel 1983, a 100 anni dalla sua morte. Il padre era un funzionario di polizia che morì quando Richard aveva solo 6 mesi. Il patrigno, Ludwig Geyer, esercitava la professione di attore e pittore. Con lui la famiglia si trasferì a Dresda e nel 1821, quando Richard ha 8 anni e mezzo, muore anche il patrigno. Richard, suonando al pianoforte, sentì che Geyer, il giorno prima della sua morte, diceva alla madre, Johanna Rosin, no? Con voce ormai debole, che abbia talento per la musica. Ed in seguito sempre la madre riferì, di te voleva fare qualcuno. Richard prese lezioni di pianoforte. Superata la fase dei primi esercizi, imparò di nascosto l'ouverture del Franco Cacciatore di Weber. Il suo maestro, sentendolo suonare, pensava che non avrebbe mai combinato nulla. Aveva ragione. In tutta la mia vita, dirà Wagner, non ho imparato a suonare il pianoforte. Per lui era importante il greco, il latino, la mitologia e la storia antica, e poi scriveva anche poesie. A scuola era considerato promettente nelle materie letterarie. Fin dalla quinta ginnasiale aveva già tradotto i primi 12 libri dell'Odissea. Imparò l'inglese per conoscere Shakespeare in lingua originale e successivamente scrisse una tragedia ispirandosi ad Amleto e a Re Lear. Richard poi lascia Dresda per tornare a Lipsia a studiare alla Nicolai School e alla Gewandhaus, dove ascoltò per la prima volta la musica di Beethoven. Pur considerando la passeggera la passione di Richard per la musica, la famiglia lo affidò a un primo maestro, un certo Müller. Ma anche in questa circostanza si giunse alla conclusione che non avrebbe combinato nulla di buono. Richard compone un'ouverture in si bemolle maggiore che verrà eseguita il 24 dicembre del 1830 al Teatro di Lipsia. Per facilitare la comprensione della partitura aveva scritto con inchiostri di colore diverso, rosso per gli archi, verde i legni e nero gli ottoni. Il pubblico manifestò indignazione. Pur nello sconforto, Wagner non si arrende e finalmente incontra l'insegnante giusto. È Theodor Weiling, cantor presso la Thomas School di Lipsia, carica ricoperta anche da Johann Sebastian Bach. Con lui inizia lo studio serio del contrappunto. Ciò che lei ha assimilato nel corso di questo arido studio si chiama autonomia, gli disse Weiling dopo 6 mesi di studio intenso. Siamo nel 1833 e Wagner compone una prima opera romantica in 3 atti, Le Fate, del quale aveva scritto anche il libretto e a seguire, pensate, aveva 21 anni, inizia il progetto di un'altra opera, Il divieto d'amare. Nell'autunno del 1838 inizia anche la composizione del Rienzi, testo e musica. Per questo lavoro si lasciò andare esclusivamente al sentimento, senza seguire nessun modello. Siamo nel 1839-42, Wagner abita a Parigi e nel frattempo collabora con la Gazette Musicale, periodico parigino, scrivendo fra i vari articoli una breve novella, La fine di un musicista tedesco a Parigi, il cui eroe proclama questa professione di fede. Credo in Dio, in Mozart e in Beethoven. Conclude la terza opera Rienzi, L'ultimo dei tribuni, ispirata all'omonimo romanzo di Bulwer Lytton, e a seguire nel 1841, a 28 anni,
Sentendo l'esigenza di scrivere un lavoro intellettuale, compone in circa 9 mesi anche L'olandese volante, dramma che lo traghetta nel periodo più maturo della sua produzione. Che cosa è peculiare, cioè originale, la musica e il linguaggio musicale di Wagner? Allora, nella seconda metà dell'Ottocento qualcosa irrompe improvvisamente nel teatro d'opera europeo, portando grosse novità sul piano estetico e teorico. Il protagonista è sempre Wagner. La sua esperienza nei vari teatri, dal 1838 al 1848 come direttore d'orchestra, gli offre la possibilità di osservare che l'opera intratteneva il pubblico, soprattutto per il virtuosismo e il divismo dei cantanti. Wagner si oppone a tutto ciò, scrivendo drammi, con l'intento di far crescere culturalmente il pubblico attraverso la sua nuova idea della musica. La musica di Wagner è nel suo insieme un'immagine del mondo, così come questo fu concepito dal grande filosofo di Efeso, qui riferimento a Eraclito naturalmente, secondo il filosofo Nietzsche, che conosceva profondamente il compositore e la sua musica. E a seguire, è sempre Nietzsche che parla, di Wagner musicista si potrebbe dire in generale che ha dato un linguaggio a tutto ciò che nella natura non aveva ancora voluto parlare. Egli non crede che vi si debba essere qualcosa di muto. Ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, soprattutto a partire dal grandioso progetto della tetralogia del Ring, cioè l'anello del Nibelungo. Wagner inizia una vera rivoluzione artistica rispetto all'opera lirica italiana e alla grande opera francese. Si individuano mito, religiosità, storia, pensiero filosofico, oltre che romanticismo, linee che confluiranno nel suo Wortondrama, ovvero in un'opera d'arte totale. Le parole dello scrittore Thomas Mann appaiono ancora più illuminanti perché chiariscono ulteriormente l'essenza dell'opera wagneriana. Il personale cammino che Wagner seguì verso il mito ci dice che egli, sviluppandosi fuori dall'opera tradizionale, si affermò rivoluzionario e scopritore di una nuova specie di dramma. Dramma nato dalla musica e dal mito, atto ad elevare straordinariamente il livello spirituale e la divinità artistica dell'opera. Per tornare alle caratteristiche principali del suo linguaggio, diciamo che a partire dal Rheingold, Wagner fa un uso sistematico del leitmotiv. Influenzato dalla prassi che Berlioz utilizza nella sua Sinfonia Fantastica, la cosiddetta idea fixe, Wagner costruisce i drammi attraverso una trama di temi fondamentali, li chiama Grundthemen, che attraversano l'intero lavoro e che si scontrano, si completano, si separano e si riuniscono, come in un movimento di sinfonia. In questo caso, però, è l'azione drammatica che regola le modalità degli incontri e delle separazioni. Sono motivi conduttori che, eseguiti generalmente dall'orchestra, possono riferirsi ad un personaggio, per esempio il tema del Siegfriedo, oppure per esempio a qualcosa di materiale come il filtro d'amore o a sentimenti come la collera di Wotan, oppure ad un luogo ben preciso come il deserto, eccetera. Gli stessi leitmotiv possono modificare generando a loro volta nuovi leitmotiv. Prendiamo un esempio, tanto per iniziare, tema dei maestri cantori. Invece ora osserviamo il tema, andando più avanti, il tema dell'arte. Ve lo suono. Si può constatare come l'inizio del tema dell'arte non è altro che la stessa parte che abbiamo ascoltato nella seconda battuta del primo leitmotiv. Thank you.
realtà alla base del meccanismo del flusso continuo della cosiddetta melodia infinita, in quanto Wagner abolisce le strutture chiuse tipiche dell'opera, cioè i recitativi e le arie. Così il discorso musicale non ha interruzioni e diventa continuo. Se i leitmotiv rappresentano punti di riferimento per orientarsi nel grande magma sul piano tonale, invece avviene il contrario. Ogni frase risolve in modo inaspettato e differente rispetto alle consuetudini della tradizione compositiva dell'epoca. L'uso frequente del cromatismo, spesso utilizzato in situazioni di dolore, di tensione o di lamento, che sembrano quasi riferirsi al tetracordo cromatico della teoria classica greca o al cromatismo del nostro Gesualdo da Venosa, contribuisce a disorientare ulteriormente l'ascoltatore. Simbolo per eccellenza del cromatismo wagneriano è rappresentato dal Tristan Accord, che si trova nella seconda battuta del preludio del Tristan und Isolde, sul quale accordo sono state fornite moltissime interpretazioni. Poi lo ascolteremo dopo. Mi piace ricordare la reazione di Puccini, risalente all'inverno del 1924 nella villa di Puccini a Viareggio. Il giornalista Guido Marotti si mise al pianoforte del maestro per suonare l'accordo del Tristano. La reazione del maestro fu: «Oh, questa! Poi, come ti è saltata in mente?» E ancora: «E pensare che proprio questo accordo è la chiave magica con cui si apre la porta della musica contemporanea». Allora, il maestro, preso lo spartito, iniziò a suonare il preludio. Improvvisamente si interruppe l'esecuzione. «Basta, basta con questo tormento cromatico che mi dà l'agitazione e mi disturba. È musica terribile, pericolosa, come se entrassi fra le spire di un grande serpente. Occorre non farcisi prendere, altrimenti se ne rimane le vittime. Noi siamo veramente dei mandolinisti, a paragone di questo ossessivo colosso. Capisco Debussy, Ravel, Stravinsky e tanti altri che ne sono fuggiti lontani. Ecco, e ora mi reco al pianoforte e vi faccio ascoltare l'inizio di questo preludio, in modo tale anche da analizzare un po' questo accordo che abbiamo detto che in qualche maniera introduce, può rappresentare la porta della musica del Novecento e contemporanea». Ecco, l'accordo appunto che abbiamo detto nella seconda battuta appunto era questo. Ma in realtà abbiamo detto tantissime interpretazioni. L'interpretazione abbastanza condivisa oggi è quella di intenderla un accordo di sesta eccedente francese. Come vedete, il canto dei violoncelli all'inizio, faccio vedere la partitura, attraverso l'intervallo ascendente di sesta minore si adagia poi sul re diesis, presentando il primo motivo della sofferenza. Qui il motivo è per leitmotiv, naturalmente. Semplifichiamo per il pubblico. Su quest'ultima nota si inseriscono, completando un accordo, fagotti, corni inglesi e clarinetti. Sempre da questo accordo la salita per semitoni degli oboi disegna il motivo del filtro d'amore, compiendo così, attraverso due frasi, la realizzazione del tema del desiderio. Seguendo la partitura, possiamo constatare che il motivo della sofferenza è reiterato per altre due volte su gradini più alti rispetto alla prima apparizione. Sospiro e speranza, lamento e desiderio, voluttà e tormento. Le stesse parole di Wagner ci suggeriscono le caratteristiche di tutto il preludio e dice: «Esso si gonfia, si concretizza e alla fine l'intero mondo sta di nuovo davanti a me in una massa impenetrabile».
altro aspetto è rappresentato dalla grande massa orchestrale impiegata nelle sue opere. Generalmente gli organici orchestrali vengono potenziati non solo sul piano della quantità, dove in alcuni casi superare anche il centinaio di strumenti, ma anche sulla varietà. Nel Parsifal si trovano anche le campane e nel Siegfried e in Das Rheingold anche l'uso dell'incudine. Gli ottoni sono aumentati nel numero ma anche inventati per rinforzare al grave i corni, le famose tube wagneriane. Naturalmente è facile immaginare che con tanti strumenti la tavolozza sonora può echeggiare momenti molto suggestivi. La marcia funebre del Sigfrido, per esempio, verrà definita da Thomas Mann un'impressionante cerimonia del pensiero e del ricordo. Il direttore d'orchestra Daniel Barenboim fornisce esempi sull'orchestrazione di Wagner. Sull'effetto percettivo fra due strumenti di famiglie diverse che suonano la stessa parte afferma: il compositore tedesco inventa sonorità inedite, per esempio scrivendo degli unisoni di tromba e corno inglese, riferendosi alle Valchirie. In quella fusione non ti lascia sentire quello che sta succedendo. Cioè, non senti né la tromba e né il corno inglese, sebbene entrambi abbiano un timbro così riconoscibile e particolare. E il maestro conclude, ti fa sentire una specie di tremblesse, cioè una sorta di tremito sussurro. Siamo di nuovo in studio dopo la pubblicità e una domanda un po' più leggera, forse solo apparentemente più leggera. Te ti riferivi a Wagner come amateur de femme, ho capito bene prima, certo. Che detto in forma molto letteraria vuol dire fondamentalmente cosa vuol dire? Non si può dire donnaiolo, no, vero? Ma insomma siamo lì. Allora, le muse ispiratrici. Pensando alla vita sentimentale di Wagner, si potrebbe dire che anche per lui Eros non ha dormito in nessuna stagione della sua vita, visto che si contano innumerevoli amori. Pertanto non dobbiamo stupirci se il biografo wagneriano Julius Kapp nel 1929 ha scritto un libro dal titolo Wagner e le donne, proprio per indagare sui rapporti fra il compositore e l'eterno femminino, per dirla alla Goethe. Dalla sua autobiografia sappiamo che i rapporti con il mondo femminile iniziano già dalla sua infanzia, quando, a seguito della morte del padre e poi del patrigno, cresce con la mamma e le due sorelle. A parte i primi amori adolescenziali, si ricordano in particolare Therese Ringelmann, una giovane soprano, e Federica Galvani, figlia di un macchinista teatrale. Come aveva fatto per le altre tematiche inerenti le sue scelte artistiche, Wagner sembra quasi voler teorizzare sull'argomento,
tanto che il suo ultimo saggio si intitola Del femminino dell'umano, rimasto incompiuto a causa della morte. Sembra che le ultime parole scritte siano state lieve e tragic, amore, tragicità. In una sua lettera del 1863, scritta alla sua amica ed amante Elisa Weil, Wagner si definisce: «Io, l'appassionato adoratore delle donne, rinunzierei dunque completamente all'elemento donna? No!» Con un profondo sospiro rispondo no. Così il fascino delle donne sarà sempre presente nei suoi pensieri e lo porterà per tutta la vita a esprimere sentimenti e passioni sia nella sua vita che nelle sue opere. Tralasciando le diverse liaison con donne spesso musiciste e comunque di rango sociale elevato, solo un altro esempio è forse il primo tradimento, la Jessie Taylor, moglie di Lossò, musicista colta, raffinata, che vivrà molti anni a Firenze. Sostanzialmente le donne più importanti della sua vita sono state tre. Una sorta di trittico amoroso ideale, dove il nostro personaggio si è dedicato maggiormente al fuoco dell'amore. In primis quella della donna artista, la cantante, attrice Minna Planner, prima moglie, che sposa nel 1836, con il quale condivide 30 anni di vita travagliata con il compositore. Segue in ordine cronologico Mathilde Wesendonck, la donna con la quale vive una grande passione amorosa nel 1857 e alla quale scrive versi ispirati di questo tipo: «Come saluto mattutino, tendo verso di te tutta l'anima mia». Per finire, e a detta da molti, l'unico grande amore, Cosima, figlia del compositore e pianista Franz Liszt, sposata in seconde nozze nel 1870 e alla quale, per la nascita del figlio, compone, sappiamo, il Siegfried Idylle. Vale la pena aprire una finestra sul personaggio Mathilde, se non altro per avvicinarci al già citato Tristan und Isolde e ai Wesendonck Lieder. Per i due capolavori è difficile stabilire se Mathilde rappresenti la fonte di ispirazione per Richard o entrambe le composizioni rappresentano il libro, come nella storia di Paolo e Francesca. I Lieder per canto e pianoforte, composti su 5 testi di Mathilde, dedicati a Wagner, possono rappresentare la passione per la giovane donna. E due di essi si ritrovano nel Tristano. Lo stesso compositore li definisce studi preparatori per il Tristano. In particolare Troime, Sogni, rappresenta l'immagine dell'inno alla notte, che si trova all'inizio del secondo atto del Tristano. Wagner inizia a scrivere il Tristano Isotta 3 anni prima che scoppi la passione amorosa fra i due, nel 1857, quando Richard aveva 44 anni e lei 24. I sentimenti e le intenzioni nel comporre l'opera sono contenuti in una lettera di Wagner a Franz Liszt nel 1854. «Poiché la mia vita non ha mai gustato la vera felicità dell'amore, voglio ora erigere al più bello dei miei sogni un monumento nel quale dal principio alla fine sfogherò appieno questo sentimento». L'interrogativo sull'incidenza o meno dell'elemento femminile nelle opere di Wagner resta aperto. L'eterno femminino è sempre presente, anche quando lo stesso Wagner, nel chiarire il suo rapporto fra poesia e musica, affermerà che la musica è donna e che la natura della donna è l'amore. Così, tutta l'opera wagneriana, in particolare dall'Olandese Volante al Parsifal, diventa celebrazione dell'amore nelle sue diverse sfaccettature e la figura femminile, nella lunga passerella delle sue opere, assume così le caratteristiche dell'eroina, passando attraverso la fedeltà fino alla morte, offrendo talvolta la vita, la pace o la redenzione agli uomini che amano. La personalità di quest'uomo ha generato, diciamo, grandi amori e grandi odi, penso, no? Cioè, si sa dalla storia. Sostenitori e detrattori ce ne sono stati.
Ma quanto le idee di Wagner, queste idee così, insomma, innovative, hanno influenzato la cultura d'Europa, tutta la cultura europea? Allora, senza considerare i suoi numerosi scritti, Wagner, le cui opere sono circa una decina di titoli, tranne le primissime che abbiamo visto all'inizio, ancora oggi lascia parlare molto di sé. Le opere del compositore tedesco, per i suoi contenuti, non hanno mai smesso di generare polemiche fra i suoi sostenitori e detrattori. Franz Brendel, direttore di un'importante rivista tedesca, scriveva su Wagner all'inizio della carriera: «Ho trovato in lui nuovi aspetti che si trovano se non in un artista creativo e che si rivelano in lui un ideale proiettato verso il futuro». Le valutazioni di Brendel si riveleranno profetiche sul piano musicale, ma anche in molti settori culturali. Chiunque provasse a scrivere musica con caratteristiche nuove poteva essere bollato o elogiato come wagneriano. Pensate, è successo allo stesso Verdi da parte di qualche critico in occasione della prima di Aida, come poi per Don Carlos a Parigi. Wagner divenne ben presto il compositore con il quale confrontarsi o dal quale poter assorbire influssi. Charles Baudelaire, dopo il Tannhäuser a Parigi, scriverà che si trattava di musica ardente e difficile. «Avevo subito un'operazione allo spirito, una rivelazione. In ciò che provavo c'era senza dubbio qualcosa di nuovo che io ero impotente a definire. E questa impotenza mi causava collera e curiosità, unita ad una strana, deliziosa sensazione. Tale curiosità arrivò anche nel nostro paese e l'occasione fu nel 1871 con la prima dell'Lohengrin a Bologna. Pur vedendo l'opera di Wagner concorrenziale in quel momento a quella di Verdi, non mancarono imitazioni e influssi wagneriani tra i nostri compositori. Solo per fare un nome, uno, ricordiamo Ruggero Leoncavallo, il quale scriverà di persona i libretti delle sue opere e nel suo Crepusculum, opera incompiuta in forma di trilogia, è lo stesso compositore che ci informa dell'influenza wagneriana. Oltre alla musica, è interessante citare fra gli intellettuali italiani almeno Gabriele D'Annunzio. Nel suo romanzo Il fuoco del 1900 si possono individuare riferimenti wagneriani, passando per esaltazione dell'individuo attraverso Nietzsche. Pur esistendo il periodo neoclassico col grande Stravinsky, in Europa non fu facile sottrarsi alla contaminazione wagneriana. Anche lo stesso Nietzsche, prima della polemica con Wagner, e Thomas Mann, prima del suo dissenso, si interessarono e furono sostenitori del messaggio wagneriano. In Russia l'idea di un'opera totale, per l'idea di mettere insieme musica, colori, arti figurative al fine di creare un effetto sinestetico. E in Francia, pensate, soprattutto Ravel e Debussy, pur avvicinandosi e apprezzando molto il linguaggio wagneriano, riuscirono ad allontanarsene cercando un loro stile. Fra gli scrittori, a parte dal già citato Baudelaire fino a Proust, considerarono Wagner un modello significativo per l'arte d'avanguardia. L'influsso wagneriano non risparmiò nemmeno la pittura. Un esempio per tutti il dipinto di Cézanne della fanciulla a pianoforte che sta suonando il Tannhäuser di circa 1869. Il compositore italiano Giorgio Federico Ghedini, intorno agli anni 50 del Novecento, diceva: «Che sconquasso, che strage ha fatto quel Wagner, non ne siamo ancora usciti». Parole che non hanno bisogno di commenti e che possono essere estese in ogni ambito culturale. Il resto, oltre che storia e attualità, se consideriamo l'influsso della musica di Wagner per il cinema, la pubblicità, il fumetto e quant'altro. Bayreuth, che cos'è Bayreuth? Cioè, è un periodo della sua vita che coinvolge non solo lui, ma anche un'altra personalità storica un po', diciamo, enigmatica. Bayreuth, fra le diverse città europee dove ha soggiornato il compositore tedesco,
possiamo dire, è sicuramente quella che può considerarsi wagneriana per antonomasia. Già menzionata nel 1870 nel diario di Cosima come cittadina deliziosa, il 18 aprile dell'anno successivo entrambi si recano in questa cittadina della Baviera per individuare il luogo ove fare erigere, pensate, un teatro e anche la loro abitazione. Il progetto del teatro ha qualcosa di quasi sconvolgente. Wagner, in una lettera del 20 settembre al suo amico violinista e teorico Hulig, scrive: "Un teatro molto semplice, in legno, con le scene e gli strumenti necessari solo a rappresentare i Siegfried." Qui il riferimento naturalmente è all'Anello del Nibelungo. Poi la lettera continua accennando alla scelta degli interpreti, del coro, l'orchestra e inviti per gli amici per assistere al Festival Drammatico. Il testo conclude così: "Dopo la terza rappresentazione, il teatro andrà demolito e la mia partitura verrà bruciata." Il progetto fu realizzato soprattutto grazie al sostegno economico del suo grande amico Ludwig II di Baviera. E contrariamente all'intenzione di Wagner, il teatro vive ancora oggi, ospitando in estate un importante festival. Nel frattempo, fra 1873 e 1874, sempre grazie al sostegno economico di Ludwig II, era stata ultimata la costruzione della casa, la Wahnfried, pace dello spirito, dove sulla facciata il compositore fece scrivere la seguente espressione, che in italiano recita così: "Qui, dove le mie illusioni trovano pace, Wahnfried, così sia questa casa da me chiamata." Attualmente la dimora è diventata il Richard Wagner Museum e nel giardino dove sono sepolti i coniugi Wagner. Il capolavoro architettonico più interessante è sicuramente il teatro, che possiede importanti innovazioni sul piano dell'acustica e non solo. Già la stessa collocazione del pubblico in sala è molto chiara per Wagner. Lo spettatore si trova ora, quando è seduto al suo posto, in un vero e proprio teatrone, ossia in un luogo adibito a guardare in quella direzione a cui lo indirizzava il suo posto. Tra lo spettatore e l'immagine non si trova nulla di evidentemente visibile, ma solo una distanza che un artificio architettonico mantiene, quasi sospesa tra i due prosceni. E ancora, allontanando l'immagine dallo spettatore, gliela mostra nella vicinabilità di una visione di sogno. In sostanza, ci troviamo di fronte ad una disposizione semicircolare dei posti che somigliava a quella dei teatri greci. A ciò, poi si aggiunge che durante le rappresentazioni dei drammi, in sala doveva calare il buio totale e doveva esserci il silenzio. Altra novità è costituita dalla presenza del golfo mistico, ovvero la buca sottostante al palcoscenico dove collocare l'orchestra rendendola invisibile allo spettatore. Tutte caratteristiche che davano garanzia di concentrazione per il pubblico. In particolare la collocazione dell'orchestra nel golfo mistico garantiva anche un maggiore equilibrio sonoro fra l'orchestra e le voci sul palcoscenico. Tutte queste novità poi verranno accolte in tutti i teatri d'opera e in Italia probabilmente fu proprio Verdi che in una lettera alla casa editrice Ricordi, in occasione della prima alla Scala di Aida, riferendosi in particolare alla nuova collocazione dell'orchestra, oltre a confermarci la paternità wagneriana, la definisce buonissima. Quel progetto iniziale, pur senza quella visione sconvolgente, troverà la sua realizzazione architettonica grazie all'architetto Semper. Dal 13 al 17 agosto del 1876 avvenne l'inaugurazione con la prima della teatrologia, l'Anello del Nibelungo. L'inaugurazione è anche momento per ringraziare l'amico Franz Liszt, in quanto anche in questo progetto lo aveva sostenuto. Così, davanti a 800 invitati, alla presenza di importanti compositori come Anton Bruckner, Eduard Grieg, Peter Tchaikovsky, lo stesso Nietzsche e diverse teste coronate come il Kaiser Guglielmo I, l'imperatore del Brasile Dom Pedro II, il re Ludwig II di Baviera,
Wagner si espresse così: «Ecco colui che per primo mi ha sorretto con la sua fede, quando nessuno sapeva ancor niente di me, colui senza il quale voi forse non avreste udito una nota della mia musica, il mio carissimo amico Franz Liszt». Da quel 1876 il teatro si mantiene vivo attraverso questo festival, dicevo prima, portando avanti la tradizione artistica attraverso l'impegno degli eredi Wagner. Attualmente la direzione del festival è affidata alla pronipote Katharina Wagner, succeduta dopo la scomparsa del padre Wolfgang. Se le città di Busseto Parma rappresentano quelle per Verdi, Bayreuth è quella di Wagner, dove per tutte le caratteristiche singolari che possiede è diventata nel tempo una sorta di pellegrinaggio wagneriano. Qui si possono visitare luoghi ricchi di memoria ed immergersi nel complesso mondo wagneriano. Arrivati alla fine del nostro percorso, è stato molto interessante. Effettivamente Richard Wagner è un musicista che, insomma, abbastanza ostico diciamo, di fronte all'esperienza che ne abbiamo noi che siamo profani, quando anche il nostro pubblico, però è un musicista che in qualche modo va conosciuto e qualcuno gli verrà la curiosità di andare a trovare qualcosa, a approfondire qualche tema, perché ha sconvolto effettivamente il panorama non solo della ispirazione, ma proprio della struttura e della tecnica della musica, inaugurando quella che appunto il maestro definiva la musica moderna, seria, insomma. Bene, ringrazio Salvatore Dellatti che ci ha voluto far partecipi della sua sensibilità e conoscenza del problema, con il libro del Servizio Editoriale Fesolano, che è la presentazione della tavola del Beato Angelico, quella che si trova nel Museo Diocesano di Cortona. Ricordo ai nostri telespettatori, che spero si siano divertiti, le repliche della trasmissione di stasera, che andranno in onda come sempre il sabato e la domenica, rispettivamente il pomeriggio alle 17.30 e la domenica mattina alle 12.15 su TV1, su Tele San Domenico sempre il sabato ma alle 16 e il lunedì alle 19. Continua Segno 7 News a cura di Vincenzo Caltarella il venerdì alle 17.30, il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Continua Segno 7 Testimoni con Don Roberto Brandi il giovedì alle 18.45, il sabato alle 9.30 e la domenica alle 14. La prossima puntata, mercoledì 27 novembre, visita alla Cattedrale di Arezzo, il Duomo, insomma. Ospite Rodolfo Valorosi Massai di Arezzo. Vi ricordo il sito www.segno7.it con l'archivio delle puntate già trasmesse. Arrivederci, grazie per averci seguito.